a Fabio Carosi, capo redattore di Affari Italiani, che è in collegamento con noi. Buonasera Fabio. Sì, buonasera. Ha trovato questa Carosi, roba. Buonasera. Questa roba che appunto bisogna leggersela tutta, questa delibera, no? Non è una cosa... Ma no, ma non c'è bisogno, uno poi rischia di diventare come minimo assessore o presidente della commissione se la legge tutta. Facciamola breve perché non avete capito neanche voi niente di quello di cui si parla. Ma questo io... No, perdonami, magari Luigi, ma io avevo capito tutto, scherzo ovviamente. Ma no, no, Luigi oltre che essere, come dire, bellissima, anche bravissima, e ha avuto l'intuizione di capire che il Comune di Roma, nella persona dei consiglieri citati nella 114esima proposta di iniziativa popolare, consiliare, scusate, hanno redatto il primo manuale dell'urbanistica che non esiste. Sommario, non ci capiscono niente. Adesso vi spiego per quale perfetto motivo. Tanto, siccome, partiamo dal titolo. Perdonami, diamo l'elenco dei firmatari, perché li abbiamo chiamati tutti. Ecco, questo l'abbiamo chiamati tutti proprio per sapere che cosa avevi firmato. Calabrese, Iorio, Angelucci, Sturni, Agnello, Diaco, Stefano, Penna, Bernabei, Ferrara, Chiossi, Simonelli, Diario, Zotta, Paciocco, Donati, Catini, Pacetti e Di Palma. Li abbiamo chiamati tutti, l'ultimo ci ha finito di parlare Pacetti, praticamente in sigla, Luigia, e stranamente nessuno ha voluto parlare. Vuole tentare di fare intervenire il primo firmatario, che nel frattempo è diventato neo assessore ai trasporti calabrese. Sì, che è quasi architetto, così come io sono quasi pilota, perché spesso vado al parco controllo. Ovviamente ho tentato. Calabrese può tra 15 minuti. Può tra 15 minuti, perché... Ha interceduto. Beh, perché sono stata un po' tipo goccia cinese, dalle 16 che cercavo di averne. No, è bene che voi gli facciate rispondere a queste contestazioni. Beh, primo firmatario. A queste contestazioni che sono semplicissime. Questo è il più grande trattato di ignoranza urbanistica. Oh, uno strumento inutile che non significa niente e che dentro contiene una serie di pesci d'aprile. Ma non perché siano scherzi, ma perché non siano scherzi fatti a questa città. Oh, ma la casa di Roma c'è o non c'è? Perché questo, insomma, c'è. C'è, la casa di Roma c'è, la casa popolare di Roma c'è. Questa idea meravigliosa che si chiama linee guida per una ricognizione finalizzata ad una variante urbanistica del piano regolatore generale e all'adozione di nuovi strumenti gestionali, titolo che non significa nulla, poi lo leggiamo insieme nel dettaglio, così vi spiego perché questa roba è la somma di tutte le ignoranze urbanistiche. Okay, Ve lo spiegherò in 30 secondi. Perfetto. C'è scritto, dentro ci sono delle follie. La prima follia: io devo costruire, chiedo al comune una licenza, il comune me la rilascia dopo che ho pagato gli oneri. Loro scrivono dentro che qualora decidessero di fare questa rivoluzione, che non faranno mai, perché sarà una delle tante incompiute, mi bloccano la licenza. Cioè, che fanno? Mi fregano i soldi? Ci può stare. Punto secondo: vogliono costruire 40.000 vani. Dove? I quali per l'edilizia popolare, non sugli assi di trasporto, hanno deciso che Roma dovrà, la terza Roma sorgerà, o la quarta Roma 5 stelle sorgerà, invece che sulle rive, fino alle rive del Tirreno, lungo le sponde del fiume Sacro, come c'è scritto all'Eur, sul Palazzo della Civiltà del Lavoro, sorgerà sui futuri assi di trasporto che sono la metro D, la metro E e la metro F, quella che prendo io tutte le mattine. E c'è scritto anche che la metà di questi vani verranno utilizzati per favorire l'integrazione etnica e sociale. Cioè, i meno abbienti dovranno integrarsi con le etnie diverse presenti a Roma. Ora, non so se l'etnia dei magiari è molto forte, degli ungheresi. Non so neanche se ci sono kosovari. Andiamo con la musica magiara, Simone Santoro, perché secondo me sta per uscire dal mixer. La musica magiara potrebbe essere che ce l'abbiamo. Era serba. Adesso quella. Abbiamo citato quella, però. Dobbiamo andare... Ma anche noi, però siamo una radio, dobbiamo andare di pari passo rispetto ai contenuti, capito? Quindi certo. No, ma siamo serissimi. Allora, queste case vengono costruite un po' per... risolvere l'emergenza abitativa è un po' per favorire l'integrazione, questo giusto verrebbe? L'integrazione tra le etnie, scrivono questi signori. Ok. Va bene. Poi c'è scritto anche che... Io però quello lo trovo giusto, quello lo trovo giusto. Silenzio dall'altra. Beh sì, l'integrazione credo vada sempre cavalcata. Ma non può essere un'integrazione urbanistica su una quota parte delle case.
cioè le case dici di no, vanno a chi ne ha bisogno, vengono gestite attraverso una graduatoria, una regola nazionale che poi viene adottata dai comuni. Non è che dice, sai, adesso a voi vi voglio integrare e vi do la casa. Esatto. No, a te tu c'hai bisogno, c'hai una famiglia numerosa, un reddito basso o un reddito quasi assente, e allora hai diritto alla casa popolare. Se rinuncia alla macchina? Se non c'è la macchina rischi di avere la casa, cara collega. Se non ce l'hai, se per caso la bruci, la distruggi, la abbandoni, sali nel punteggio che questi signori prevedrebbero di realizzare non si sa quando per darti la casa popolare. Ovviamente solo, abitando in centro a Roma, quindi con la possibilità di arrivarci con il trasporto pubblico, perché se poco poco abiti in estrema periferia, come ti muovi? La metro F. La metro F, allora, La metro F è la nuova scoperta di questi geniali. Scusate se ci metto enfasi, ma di fronte ad un documento che dice linee guida, cioè chiacchiere per una ricognizione che in termini urbanistici non esiste, finalizzata ad una variante urbanistica del piano regolatore generale. La variante urbanistica non è del piano regolatore, è variante al piano regolatore o variante urbanistica. La variante urbanistica è quella sotto casa mia. La variante al PRG è quella che modifica l'intero PRG. Oh, però, Carosi, tu fai questo mestiere da tanti anni, quindi sai benissimo come vanno le cose, no? No, tant'è che il tuo pezzo, che peraltro credo abbia fatto piuttosto preoccupare il Campidoglio, secondo me, no, a detta di come si sono assentati un po' al telefono alcuni, in realtà poi ci siamo riusciti, perché tra poco effettivamente il neo assessore ai trasporti calabrese ce l'avremo, primo firmatario di questa proposta shock. Tu la definisci proposta shock, però una proposta di delibera, quindi... Quindi è un documento ufficiale del Comune che loro hanno scambiato nella loro ignoranza crassa urbanistica, essendo di etnia kazara, venendo dal Kazakistan questi signori, quindi sono dei kazari, e a Roma ci capiamo bene cosa significa, hanno scambiato... Non ci fa querelate, prego, che qua... No, possiamo dissociarci, giusto? Sì, ci dissociamo in termini di legge. Ribadiscilo, mi assumo io... Mi assumo, ci piace questa cosa, questo ci piace tanto. Questo è stato scritto un genio di etnia kazara. Perché altrimenti non avrebbe scritto, non avrebbe scambiato un documento ufficiale del Comune di Roma, perché questo è un documento ufficiale, per un appunto. In realtà è un appunto. Oh, peraltro ho inviato il documento, perdonami Carosi, ho inviato il documento anche sulla messaggistica di Radio Radio, non so se riusciamo a spedirla anche in regia video. Spero che i nostri lettori capiscano che questa roba devasta Roma, perché introduce criteri che sono illegali. Non esistono nuovi strumenti gestionali dell'urbanistica, esistono leggi urbanistiche, non strumenti gestionali. Noi tra poco accoglieremo il neo assessore che è primo firmatario. Chiedetegli, che gli chiediamo? Che è quasi architetto quando si è fatto l'esame d'urbanistica. Beh, non so se possa essere la primissima domanda con la quale lo accoglieremo. No, però la domanda è, ma che volete fare? Perché qua dentro c'è scritto che loro vogliono fermare il consumo di suolo attraverso il consumo di suolo, perché se c'è scritto in un passaggio, no, si parla di finalizzazione a evitare il consumo del suolo, consumando il suolo però su altri assi. Cioè, fate pace col cervello, che cosa volete? Non c'è una moratoria per le licenze edilizie dentro, e soprattutto c'è scritto che tutte le varianti sono bloccate. Quindi se questa iniziativa consiliare dovesse essere approvata da un'assemblea capitolina dove regna l'alcolismo, perché per approvarla... Questo anche qua mi devo dissociare i termini di legge. Ripeto, se dovesse essere l'assunzione di responsabilità. Io mi dissocio ai termini di legge da quest'ultima affermazione. Però imparate a leggere. Una cosa è dire magari è scritta male, una cosa è accusare l'alcol. Se dovesse essere approvata da un'assemblea dove dovrebbe regnare l'alcolismo, sono chiaro? Questa roba andrebbe contro tutte le leggi urbanistiche del mondo e soprattutto bloccherebbe lo stadio, perché dentro c'è scritto che si ferma ogni variante urbanistica. Chiamate Alessio Di Francesco dall'altra parte, perché forse non ha ascoltato l'interno. Ho detto che all'interno di questo straccio di carta che hanno messo su carta intestata del comune, l'hanno protocollato, l'hanno chiamato ordine del giorno, che non è una proposta di iniziativa popolare, ma è la somma di tutte le follie urbanistiche, questo documento, c'è scritto che si blocca la delibera per lo stadio, la variante urbanistica dello stadio. Quindi un pezzo del comune dice che vorrebbe andare avanti nello stadio. Dopodiché c'è
tutti i consiglieri che sono citati, che voi avete chiamato, che firmano una proposta di iniziativa consigliare per il Consiglio Comunale, approvate questo straccio, così blocchiamo lo stadio della Roma definitivamente. Perché poi non leggono, certo, cioè non lo capiscono quello che leggono. Altra domanda, ma perché questo documento sul sito del Comune è intracciabile? A meno che non diventa Sherlock Holmes. Vi faccio la sintesi, non ci hanno capito niente. Non sanno di cosa stanno parlando. Giocano con l'urbanistica di Roma, una città sofferente, e l'unica cosa seria che hanno scritto che lo sviluppo urbanistico della città di Roma è storicamente oggetto della prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico. Lo sappiamo, Roma è nata sui terreni dello Stato Pontificio, con le proprietà fondiarie, hanno costruito interi quartieri, andassero a studiare la storia. Se non vogliono andare troppo indietro, si prendessero il libro, l'ultimo libro di Vittorio Emiliani, così gli spiega di chi sono le proprietà terriere a Roma e perché si è potuto attuare un sacco di Roma e avere una città che nella sua periferia è mostruosamente orribile. Grazie, una città dell'orrore. Dobbiamo salutarti e ti ringraziamo. Grazie, moltissimo. Fabio.